Vabbè, cambiamo argomento, passiamo a una cosa un po' più seria perché dobbiamo salutare il nostro amico Enzo Gnerre che adesso sta bene, però se l'è vista brutta, Mario, eh. Sì, Enzo è stato vittima di un brutto incidente sul tracciato di Binetto a Bari, dove nel corso del trofeo inverno è caduto riportando gravi lesioni interne. Fortunatamente però l'operazione è andata bene, adesso Enzo è sulla via del recupero, quindi credo di poter dire a nome mio, ma anche tuo, di Carmen, di tutto lo Certo. staff di Star Bikers, forza Enzo, torna presto in pista. Ma quello c'ha la pelle dura, vedrai che tornerà come in pista. Tra l'altro, trofeo inverno, registriamo anche le ottime figure che hanno fatto i nostri piloti campani, perché nella 125 è arrivata la vittoria di Ciro Pizzo, ormai questo ragazzo sta volando sulla 125, e poi c'è anche, insomma, da registrare il terzo posto di Riccardo Russo, che nella Stock 600 sta cominciando a sgomitare, è salito, insomma, quest'anno sull'R6 e parteciperà al campionato italiano velocità. Allora, torniamo al Supermoto perché andiamo a Battipaglia. Ci vediamo il servizio della ultima prova del trofeo Sud Italia, che è anche il decimo motorsagno Pirelli. E per noi c'era, indovina chi c'era? Chi c'era? Vai Mario. Che è onnipresente dappertutto. Qua in studio ce lo dobbiamo subire, i servizi. Enzo, oggi secondo assoluto con la prima volta dei piloti siciliani che sbarcano in continente. Beh sì, oggi secondo assoluto onestamente va anche bene perché la pista era nuova per tutti. Noi siamo arrivati ieri alle 11 qua, quindi abbiamo fatto i primi turni di prova il pomeriggio. I siciliani stavano qua da venerdì e quindi diciamo, sono riusciti a mettere a punto le moto per la gara. Speravamo nello sterrato che purtroppo non si è fatto, quindi ha avvantaggiato i velocisti. Io non sono un vero e proprio velocista, nella terra vado bene, purtroppo non abbiamo potuto mettere la terra e quindi si è avvantaggiato chi fa la velocità. Siamo saliti il venerdì per cercare di capire com'era il tracciato. Abbiamo girato, siamo riusciti a trovare un buon feeling. Una pista molto veloce che ha messo in crisi i freni e i motori, nonché il fisico. Però ci siamo divertiti, siamo contentissimi perché siamo fuori casa e ringrazio il Dream Team perché tutto il nostro team è salito, siamo riusciti a vincere. Più di questo non potevamo fare. Abbiamo vinto l'SM, l'S1, l'S2, doppiette, insomma. Credo che di meglio non potessimo aspettarci. Raffaele, oggi hai vinto l'S1, ma sei riuscito a dare spettacolo insieme anche al tuo compagno e anche avversario oggi, immagino un'altra categoria. E siete stati quasi di un altro pianeta, avete dato paga. Sì, dico Antonio è stato molto bravo, è riuscito a tenere il mio passo anche se comunque ormai io le gomme ero un po' a terra, però è stato molto 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 bravo. L'organizzazione è stata di buon livello, devo ringraziare Vincenzo Gnerre, comunque tutto il motorsagno, è stata una bella esperienza, siamo riusciti a salire tutti insieme, quindi tutto il Dream Team. Ovviamente abbiamo lasciato il lavoro, però è stata una bella esperienza, speriamo di ritornare presto. Marco, in gara 1 sei riuscito a distanziarli tutti, gara 2 è stata un po' più complicata, ma hai comunque portato a casa bottino pieno. Sì, diciamo che è stato un po' difficile perché comunque non conoscevamo la pista, quindi ci siamo dovuti adattare al tracciato molto bello, impegnativo, ma soprattutto veloce. Non è stata facile, però ce l'abbiamo fatta. Che cosa manca a un pilota che riesce spesso ad essere più veloce in prova a vincere la gara? Un po' di lucidità perché senza allenamento, però siamo contenti così, va bene così. Quali sono i propositi per la prossima stagione? Correrò sicuramente con la S2 il prossimo campionato, con un po' di allenamento in più, speriamo di arrivare a una vittoria. Hai già in mente qualche moto con la quale proverai a cimentarti? Una Honda, una Aprilia, una Yamaha? No, non lascio l'Aprilia, sono contento per l'Aprilia e correrò sempre, credo, con l'Aprilia per il momento. Complimenti e in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie, grazie, grazie. Antonio, è stato un campionato che ti ha visto sempre protagonista. Sì, è stato un campionato bellissimo, grande campionato. Questa è l'ultima gara del trofeo, sono partito secondo perché ieri non sono potuto venire a provare. È andata molto bene anche oggi. Mi sono divertito, spero che anche l'anno prossimo riesco a fare qualcosa ancora di meglio. Antonio, appunto l'anno prossimo, quali sono i progetti di un giovane pilota campano per la prossima stagione? Continuerai qui, magari ti sposterai in qualche altra parte d'Italia o con quale moto correrai? Io vorrei provare a fare l'italiano, sempre con il Motard, se no provo anche con la moto da strada. Complimenti. Grazie, grazie. Siamo arrivati al 10° anno e l'appuntamento l'avevamo dato noi, a 10 anni ci fermeremo. Il mio presidente di motoclub, nonché il braccio destro e sinistro, Flaminio Capone, e lui ha deciso l'anno prossimo di non darci una mano, per cui la federazione sta riguardando la sua posizione per quanto riguarda le gare del Sud Italia, perché il Sud Italia si fa un po' di supermotard perché c'è un appassionato, c'è un concessionario che porta avanti un progetto, però purtroppo solo il concessionario non ce la può fare. Dalle tue parole quindi leggiamo che l'anno prossimo non ci sarà motard nel Sud Italia, o a meno che non ci sarà una nuova organizzazione. E io credo
credo che il suo Emotard continuerà in misura ridotta. Ci saranno dei motoclub che faranno le varie gare, ognuno per i fatti suoi. Io credo che non si fermerà, insomma. Però diciamo, quella forza, quella enfasi, quella volontà che c'era da parte mia di portare avanti un progetto al sud dell'Italia si è fermato a 10 anni. Complimenti. Grazie.